mi metto qui nel suo letto vicino a lui. Ma che cosa ci fai qui? Shh, shh, zitti tutti, c'è Kazu nell'altra stanza che sta dormendo. E oggi, sì, mi sono innamorato di Kazu. No, 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 aspetta, non iniziate a pensare male. Cioè, non è che mi sono innamorato veramente. Lui però crederà questo per tutta la giornata. Infatti ormai mi sono svegliato, ho più o meno fatto il letto. Più o meno, perché alla fine è sempre un casino. E sì, stanotte ho dormito con lo zaino di fianco. Comunque il discorso è che gli andremo a preparare la colazione. E quando andrò via dalla sua stanza, come prima cosa, per salutarlo, appunto per dargli il buongiorno, gli dirò ciao amore. Ovviamente lui, da bravo dormiglione, è sempre nel letto perennemente dalla mattina alla sera. Infatti sono le 11 di mattina e lui cosa fa? Dorme. Ma che cavolo ci dobbiamo fare? Vabbè, comunque chiudiamo immediatamente la porta, perché abbiamo scoperto che dorme ancora. Non che ci volesse un genio per capirlo, insomma, dorme dalla mattina alla sera. E andiamo immediatamente in cucina. Che cosa potrei preparargli che non sia troppo strano per una colazione quasi normale? Oppure gli facciamo uno scherzetto? Sì, facciamogli uno scherzetto. Vediamo un pochettino che cosa c'è qua dentro. Beh, direi che queste qui non sono male. Specialmente se uniamo la marmellata con il ketchup. Questo fa veramente, veramente schifo. Però è un bello scherzetto per fargli pagare, insomma, tutti gli scherzetti che lui mi fa di solito. Ok, prendiamo questi. E qua dentro prendiamo anche il pombauletto per metterci sopra la marmellata e il ketchup. Oh, tieni questa. Ok, allora ci siamo. Pombauletto, marmellata di ciliegie e ketchup, che schifo. Allora mettiamoci immediatamente a sopra. Prendiamo un buon pombauletto, un po' distrutto, però vabbè, prendiamo un pombauletto, prendiamo la marmellata di ciliegie e mettiamo tanto la pombauletto. Poi, dopo averne messo veramente un macello, cioè forse ho leggermente esagerato, aggiungiamo un tocco di classe a quest'opera, consigliata direttamente dallo chef Carlo Cracco. Un po' di ketchup non fa mai male a nessuno. Che schifo, perché sento l'odore, mi fa troppo schifo. Ok, spalmiamo per bene in modo tale che si unisca il tutto. Raga, non si vede che c'è il ketchup. E portiamo alla signorina Kazu, che oggi diventerà la mia ragazza, per 24 ore, per 24 ore, mica per sempre. La colazione appena preparata. Ok, vediamo un attimino che stato è dopo ben 5 minuti che preparo la colazione. Perfetto. Ovviamente è ancora qui che dorme. Dorme sempre, ve l'ho detto, anche se io lo accarezzo, anche se io gli tocco il naso, lui dorme sempre, non si sveglia. È un dormiglione incredibile, non si sveglia. Allora, portiamogli la colazione e svegliamolo. Buongiorno, amore, buongiorno, ti ho portato la colazione a letto. Sei contento? Noi conviviamo da 2 mesi e passa, non mi hai mai preparato nulla, infatti sono sempre io a preparare, perché mi hai preparato questa marmellata, wow. Ma io ovviamente l'ho fatto per te, amore, accendiamo un po' la luce, che cavolo. Oh, ecco, così va meglio, buongiorno. Mi raccomando, mangia tutto che ti fa bene, amore. Poi dopo il bacino del buongiorno. Beh, bacino un attimo, sì. Ma sei sicuro che questo sia marmellata? È marmellata integrale, è nuova variante della marmellata. No, ma perché... odorando, annusando, sembra che ci sia tipo del ketchup. Che cavolo dici? Oh, ma ti sei completamente bevuto il cervello? Potrò mai mettere del ketchup sulle tue fette biscottate? Ma assolutamente no. Ma l'hai mangiato? Com'è? Com'è? No, 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 amore. Non vomitare! Ma che razza di marmellata hai comprato? Sa di ketchup. Ok, sì, forse ho leggermente sbagliato. Comunque, buongiorno, amore. Bacino del buongiorno. Ma che bacino del buongiorno? Ti ha per caso dato di volta il cervello? Esci fuori dalla mia camera. Dopo che ti ho preparato la colazione mi tratti così? Ma come cavolo ti permetti? Io ti voglio dare il bacino del buongiorno. Il bacino, amore. Ma tu sei... Ma però... vieni qui, vieni qui E portati via anche questo pamboletto con la marmellata più brutta del mondo. Lasciami dormire. Buonanotte, spegni le luci. Amore, non mi meritavo questo, però che cavolo, ti ho anche preparato la colazione. Vabbè dai, buonanotte. Quello che lui però ancora non sa, raga, è che dentro la sua stanza c'è una telecamera nascosta che in questo momento lo sta riprendendo, perché io non sono sicura del fatto che sia tornato a dormire. Ma secondo me questo è pazzo, mi ha portato la colazione, mi ha chiamato amore. Amore! Vabbè, torniamo a dormire, magari era un sogno. Capo, ha provato a baciarmi nel sogno! No, amore, amore, eccomi! Ehi, ti sei svegliato! Cap, ho fatto un incubo assurdo! Tu mi baciavi!
di tutto, non si può parlare con questo buio. Ecco, ora va decisamente meglio. Spiegami un attimino la situazione, io avrei provato a baciarti. Sì, ti spiego, ho sognato che tu mi... È proprio quello che è successo! Sai, stamattina ti ho preparato la colazione. Ricordi, vero? Sì, con quella marmellata bruttissima. Prima di tutto, già che ti ho preparato la colazione, tanto che cavoli su te la mia marmellata. Poi comunque, è già tanto se ti ho preparato la colazione, stavo dicendo. E quindi? Cosa vorresti? È arrivato il momento di registrare, non trovi? Non so, che cosa vuoi fare? È arrivato il momento di registrare un video di Fortnite. Sì, va bene, registriamo sto video di Fortnite. Basta che mi lasci in pace e non mi chiami più amore. Va bene, amore, come vuoi. Io ho sempre detto che questo è stupido. Ok, avviato la registrazione, vai, sei pronto? Sì. Sai che video facciamo? No, se per caso puoi dirmelo, magari. Vai tranquilla che presto lo scoprirai. Okay, allora sei pronto? Ogni chilo uno schiaffo, magari. Guarda, ogni chilo uno l'abbiamo già fatto. Oggi è arrivato il momento di evolvere questa serie, perché che cavolo, portiamo sempre ogni kill qualcosa e ogni volta non facciamo... Sì, ma la no, fin questa no, partita e basta. Aspetta un attimo, non è che posso avviare quando... Ci metti un po', ok? Allora, ok, ci siamo, perfetto, mappa... Oggi raga finalmente siamo tornati insieme a Kazu della Ogni Kill un bacio challenge. Stoppa un attimo la vecchia. Che vuol dire? Ma stiamo registrando. Ma non me ne frega niente. Come si stoppa sta ragazza? Stiamo registrando. No. Ogni cazzo. Aspetta che devo fare da kill. Dai che sto atterrando. Oh mio Dio, paura, mi sta spaventando. Vai ragazzi. No. Vai. Aspetta. Ma che cavolo fai? Vuoi mai registrare un video del genere in cui vuoi baciarmi? Tu sei pazzo e poi tra l'altro hai anche una fidanzata. Non ti ho detto la notizia? Ci siamo lasciati. Sì, ci siamo lasciati e ora mi piaci te. Sì, l'ho detto, va bene, mi piaci te. Amore, vieni qui. No, togliti, a me non va bene sta cosa. Cosa? Non va bene. Sì, hai capito bene, non va bene. Non va bene. Va bene, allora va bene, questo video lo finisco io. Questa volta mi hai fatto veramente incavolare. Non ti voglio più vedere. Perfetto, ci sta cascando in pieno. Ovviamente me lo aspettavo già che lui avrebbe detto che non... mi ama. Però questo lo sapevamo, quindi insomma andiamo avanti. Ok, ora devo solamente fare pace, aspettare un po' di tempo e fare pace. Anche se io in realtà non ho mai litigato. Kazu, non può farmi così, non può farmi questo. Sto impazzendo, sto distruggendo tutto. Però non è che chi adesso inizia a piangere. Io ti voglio bene, ma come amico, non come fidanzato. Tu prima dici una cosa, poi l'altra. Non sei manco tu, cosa vuoi veramente? Basta, io te non ti voglio nemmeno più vedere. Stammi alla larga, stammi alla larga. Ma che cavolo fai? Ma perché mi stai picchiando? Perché tu mi chiami amore. Mi chiami amore, sei innamorato di me. Al cuore non si comanda, lo sai. Io non posso decidere di chi essere innamorato. Vabbè, ma proprio di me ti dovevi innamorare. Se ci pensi, c'è anche Mattis, provaci con lui. Ma Mattis è già fidanzato con Nina. Vabbè dai, troveremo una soluzione. Tu provaci comunque, ciao. È passato un sacco di tempo ed è addirittura diventato buio. E con ciò ovviamente Kazu sta andando a dormire. Zitti tutti, perché è qua dentro? Che stai facendo? Sto andando a dormire, perché? Stai andando a dormire? Va bene. Sì, si è fatto un certo orario. Va bene, buonanotte. Dai, buonanotte. Sogni... la speranza che tu domani ti risvegli di nuovo innamorato della tua crack. Sogni d'oro, amorino. Sogni d'oro, vieni qui. Stai cercando di fare. Ma che bellino, guarda che piccolino, sta dormendo. Mamma mia, cucciolotto. Shh, farò finta di dormire insieme a lui, farò finta di essermi addormentato e poi adesso cercherò anche di svegliarlo. Mi metto qui nel suo letto vicino a lui. Shh, zitti. Secondo me ora si sveglia. Cosa ci fai qui?